Ernesto Creo, ci siamo visti qualche mese fa parlando di quello che era un progetto da realizzare da parte del gruppo dell'Antica Vescia, e questo progetto va a concretizzarsi perché praticamente sabato 27 ci sarà una premiazione importantissima organizzata da voi. Sì, noi del Comitato I Casali di Vescia siamo arrivati al primo obiettivo per quanto concerne i nostri auspici di valorizzazione e promozione del territorio. E sabato daremo vita a questa situazione, questo evento particolarissimo con il quale ci eravamo ripromessi di vederci di nuovo, ci stiamo vedendo. Diciamo che invitiamo tutti a questo evento particolarissimo perché contemporaneamente c'è stato anche il riconoscimento del santuario, che era un altro progetto in serbo, e quindi l'arcivescovo ci ha consentito di realizzare una bella idea per il nostro territorio. Per quanto concerne l'obiettivo, valorizzare, recuperare quei valori essenziali altissimi che sono il volontariato, che è la dedizione al proprio lavoro da parte dei dottori e dei personaggi della sanità, ma soprattutto cooperare nel bene della collettività. Noi ci siamo prefissi questa cosa, questo obiettivo, e sinceramente lo stiamo realizzando. Tutto nasce per onorare i santi medici e premiare proprio quelli che sono i medici che si distinguono, e addirittura quest'anno tra i premiati ci sono nomi importanti, uno anche di Castelforte. Sì, nomi che si distinguono, ma nomi normalissimi, si distinguono perché involontariamente hanno manifestato con il loro lavoro un qualcosa di particolare. Ecco, la dottoressa Bagni di Castelforte fa parte di un gruppo internazionale di ricerca il quale ha trovato il modo di contrastare il tumore al seno per le donne. Ma abbiamo anche il dottor Vitale di Napoli, il quale nell'operatività, nello svolgimento della sua attività in sala operatoria stava subendo un infarto e al termine del suo intervento ha subito l'intervento lui stesso, quindi è entrato da una sala operatoria all'altra. Poi abbiamo il dottor Agnello, che si è distinto per una tesi particolarissima e ha avuto il plauso della commissione con un 110 lode e la pubblicazione della stessa. Abbiamo riscontrato che tutti e tre sono accomunati da una medesima cultura, cioè la dedizione verso il prossimo, fare qualcosa verso la collettività e verso la persona, mitigare quelli che sono i dolori e le difficoltà delle persone nel subire le malattie che purtroppo oggi sono il cancro della collettività, come il tumore, come l'anemia, come tante altre cose. I Casali di Vescia concretizza un progetto, quello di sabato sarà il manifestare in piazza il proprio operato. Sarà una giornata importante che vedrà anche la presentazione di un libro, ma già c'è in cantiere qualche altra cosa per questa associazione che copre tre comuni, non dobbiamo dimenticarlo. Sì, già stiamo pensando di realizzare altri due progetti, uno per Castelforte e uno per Spigno. È vero, oltre all'evento ci sarà la presentazione di un libro che ha a che fare con l'attività del medico. C'è la nostra socia che ha espresso il suo sentimento per il defunto marito, il quale era medico e il quale operava sul territorio di Castelforte e di San Cosma nel rispetto appunto della moralità. Il giuramento di Ippocrate non è un contenuto astratto, ma sono dei valori essenziali perché i medici e tutta la popolazione sanitaria svolgano diano soddisfazione alla collettività per le proprie difficoltà. Allora, appuntamento a sabato alle 10 di mattina lì a San Cosma e Damiano per partecipare e rendere onore non solo alla città ma anche a questi grandi ospiti.
Sì, alle 10 inizieremo, sarà un evento non locale ma nazionale, appunto il dottor Agnello viene da Lodi, dall'ospedale maggiore di Lodi, e quindi auspichiamo la presenza di molte persone, ma oltretutto la collaborazione di chi ancora non sa di questa nuova idea. Voglio sottolineare solo una cosa, ringraziare chi ha collaborato con noi, tutto il gruppo e le persone che ci sono state vicino, molte persone ci sono state vicino, ci stanno supportando, ringraziamo le istituzioni, il sindaco di San Cosma, il sindaco di Spigno, il sindaco di Castelforte, ringraziamo l'arcivescovo il quale ci ha onorato del suo appoggio e il parroco Don Fabio che ci collabora con noi e con il quale interagiremo per il bene del paese e dell'evento.